La Stella vuole continuare a stupire e riappropriarsi della parola sorpresa. I coreani invece, dopo la frenata casalinga con il gambetto, la vuole tornare a ruggire seguendo la capolista Ronco e possibilmente distaccando il Del Duca Ribelle che la paia in classifica. E in effetti, vedendo l'avvio di partita, il solito Borghini tenta la solo personale e farebbe tutto bene se non mancasse l'appuntamento decisivo non trovando il bersaglio. Dall'altra parte la Stella risponde con un calcio piazzato di Greco. Gli Ardini rimane a guardare, ma la sfera si alza sopra la traversa. La partita è molto equilibrata, viene spontanea la battuta fuori aria, come in questo caso. A provarci è Aglialei, fuori misura il suo tiro. Da calcio piazzato ancora Aglialei protagonista, ma in questo caso pallone che gira ma non entra nel mirino della porta. Il traversone di Borghini dall'altra parte viene raccolto da Vukai, ma l'attaccante esita un po' troppo calciando in bocca a Gamberini. Spazi aperti, la Stella ne approfitta trovando su questa conclusione di Salvemini una deviazione. Da corner i padroni di casa fanno festa, attraversano a cercare l'appoggio di testa firmato da Angelini per la botta di Nardi che fa 1-0. Incontenibile numero 2 maglia verde della Stella che scarica tutta la propria gioia verso la panchina e i relativi compagni. Nel finale di tempo è ancora la Stella ad andare vicino al raddoppio, qui Salvemini lisce il pallone ma non Lazzaretti che spara alto. La ripresa inizia con gli ospiti che dovrebbero cercare di agguantare i pari. Tani accende il radar, porta colpita, ma Gamberini c'è. Qui Vukai, beccato sulla sinistra, va via in dribbling, vorrebbe entrare dietro la porta con il pallone, ma Gamberini mette i guantoni. Inutili le proteste ospiti, il pallone viene afferrato sulla linea di porta. Monologo coreanese che prosegue dalla bandierina, Ricci salta in cielo di testa ma spedisce alto. Il coreano tenta il tutto per tutto, ma da questa rimessa laterale anche in questo caso non riesce a pervenire al pareggio. Ma dietro quasi quasi si fa del male da solo. Gli Ardini svirgola il pallone sul retropassaggio di Olivieri e Salvemini decide di benedirlo così. Nel finale contropiede della Stella, Lazzaretti va fino in fondo, mette al centro, Fabbri raccoglie, stoppa la sfera ma scarica in bocca agli Ardini. Con questa azione si chiude la gara, Stella che torna a sorridere per il coreano, prima sconfitta in stagione.